buongiorno a tutti, sono Gino Sorbillo, sono un pizzaiolo napoletano della tradizione. In famiglia facciamo pizza da quasi un secolo, pizza tradizionale al forno a legna e pizza fritta napoletana. E la pizza fritta che fu fatta da Sofia Loren, diciamo, fu immortalato quel momento con l'oro di Napoli. Per la pizza fritta noi, diciamo, prepariamo un panetto più piccolino. Il panetto della pizza grande pesa intorno ai 280 grammi, per la pizza fritta stiamo intorno ai 170-180 grammi per ottenere un calzone che ha un po' la sagoma del cappello di Pulcinella, noi così lo chiamiamo, o lo chiamiamo anche piscitiello. Viene preparato l'impasto, ovviamente, almeno 15 ore prima, con 4 ingredienti: l'acqua, la farina di tipo bio che utilizziamo noi, lievito naturale e sale marino. A lievitazione avvenuta noi ritroviamo dei panetti che sono un po' collassati su se stesso, si sono riposati e sono pronti e lievitati per essere lavorati. Noi prendiamo ogni singola pagnottina, la stendiamo sui bordi, mentre invece con la pizza al forno noi dobbiamo fermarci prima del bordo, perché questo bordo diventa il famoso cornicione che racchiude gli ingredienti. Noi con la pizza fritta li stendiamo, li schiacciamo, perché dovendola poi chiudere e sovrapporre i due lembi, voglio dire, questi due lembi non devono venire molto doppi e spessi. Mettiamo della ricotta al centro, andiamo subito con un fior di latte misto, latte di bufala o della provola affumicata con paglia, ciccioli di maiale, pomodoro biologico, pepe nero macinato grosso. Chiudiamo la pizza, lo sigilliamo bene, lo giriamo un paio di volte, lo tiriamo un po' per le punte, lo alziamo e lo caliamo, diciamo, dolcemente nell'olio bollente. Io per le mie creazioni ho bisogno di certezza, ho bisogno di affidabilità, ho bisogno di pulizia di lavorazione e di cottura. L'olio Frien è un olio che mi garantisce una grande cottura mai vista prima. È un olio che mantiene il punto di fumo più alto, è un olio che non ti tradisce, è un olio che ti affianca e ti aiuta nella cottura. Io con Olitalia Frien ho risolto il problema del fritto, della puzza di fritto. Il prodotto sa di quello che dei prodotti che abbiamo utilizzato per la creazione dell'impasto e la farcitura. Non c'è minimamente alcun elemento, diciamo, spiacevole o invadente. Secondo me è inutile magari selezionare la buona farina, il buon pomodoro, la buona mozzarella, decantarli così e poi friggere in un olio comune. Il prodotto finale che deriva dalla cottura, dall'utilizzo di Frien di Olitalia, è un prodotto perfetto, è un prodotto come dire, pulito, un prodotto che non è pesante perché non assorbe olio, perché l'olio con la sua forza, con la sua struttura fatta a regola d'arte, ti garantisce giusto quella frittura precisa. Questa pizza fritta nostra, diciamo, ma così come le pizze fritte di chi lavora bene, di chi sa scegliere i prodotti giusti, in fondo, come dire, dimostrano che la storia è ancora una storia di Napoli da mangiare, è la storia della pizza napoletana nel mondo, è una storia che con piccole attenzioni, piccoli accorgimenti e rispetto di tutti i passaggi, diciamo, importantissimi, passo dopo passo, si può fare ovunque.